Canappia. Questa è una birra alla canapa. Ovviamente si parla di canapa legale, finché è legale. E qui abbiamo una birra bionda con aggiunta di canapa. Utilizziamo lo stesso metodo che utilizziamo con tutte le nostre birre alle erbe officinali. Quindi a fine ammostamento, quando abbiamo il mosto bollente, lo lasciamo raffreddare, riempiamo il filtro di canapa e lasciamo in infusione un'ora, un'ora e mezza. È una birra che sa molto di canapa, quindi per gli amanti del gusto della canapa è una birra ovviamente eccezionale. Per chi non ama la canapa, diciamo che non è una birra equilibrata, non vuole essere una birra equilibrata, ma vuole essere una birra che sa di canapa. Quindi noi pensiamo che abbia anche le proprietà della canapa, appunto perché facendo questa infusione a temperature basse abbiamo l'idea che conservi anche le proprietà di questa pianta eccezionale. Qui abbiamo messo due personaggi strani, assurdi, che non molti riconoscono, ma che sono Hitchcock e Dante Alighieri. E abbiamo lavorato su questo gioco della canappia, che vuol dire in italiano naso particolarmente grosso. Abbiamo preso due personaggi che ci piacevano, che sono Hitchcock e Dante Alighieri, che effettivamente hanno due canappie importanti. Un'altra cosa interessante di questa birra è che questa canapa, ovviamente si parla di canapa legale, ci viene data da un produttore di canapa legale al quale noi in cambio diamo una parte di produzione della birra, perché la canapa, anche se è legale, costa tantissimo. Quindi abbiamo trovato questo accordo e lui poi nei suoi canali con la sua etichetta vende la birra che produciamo noi. È una birra che si tiene tantissimo gusto di canapa, perché c'è tantissima canapa, proprio perché grazie a questo baratto possiamo utilizzare una quantità importante.